Abbiamo iniziato facendo cover nei locali per rompere il ghiaccio in un certo senso, superare la timidezza che si ha quando si inizia a suonare. Io sono Jennifer. Io sono Alexandros e siamo i Tecnoari. Io ho origini ghanesi e nigeriane, però sono stata cresciuta dai 2 anni in su da genitori italiani, mentre Alex ha origini greche. Ci siamo conosciuti attorno al 2010, grazie alla musica. Suonavamo entrambi in vari progetti musicali nella nostra città natale, che è Genova, e poi diciamo che nel giro di 3-4 anni abbiamo deciso di prendere la nostra strada solista, siamo diventati un duo e diciamo poi ci siamo trasferiti a Milano e da lì il progetto Tecnoir ha preso una forma più compiuta. Abbiamo 2 caratteri compatibili che si compensano a vicenda. Magari io spesso tendo ad essere un po' più mentale, più nerd, no? Lei per alcune cose magari più spontanea. Nel 2015 abbiamo fatto uno dei nostri esperimenti ed è il primo EP con cui siamo usciti ed è stata una prova. Mentre adesso, con il nuovo disco Nemui, abbiamo capito di più quello che volevamo fare uscire, esprimere. E dopo un anno di live in giro sto capendo che fare anch'io una parte elettronica non intaccherebbe il contatto che ho col pubblico. Questo in realtà potrebbe essere un futuro nuovo punto di forza, rendere l'elettronica più umana, più spontanea, più fresca. Cioè, ad esempio, nei nuovi pezzi che stiamo componendo stiamo provando a coscientemente porre meno attenzione magari al suono di rullante, al suono di, ma piuttosto concentrarci più sull'aspetto non si può dire espressivo, ecco. La musica di Tecnoir prende, diciamo, ispirazione principalmente dalla musica afroamericana, ma per noi è più un punto di partenza che un punto d'arrivo. Ci piacerebbe sperimentare e aggiungere sonorità, diciamo, di tutto il mondo nel nostro disco e non prettamente nigeriane o ghanesi, perché comunque durante la mia vita ho avuto davvero pochi momenti in cui ho potuto esplorare questa parte della mia cultura, perché essendo cresciuta da genitori italiani sono italiana e sono in continua lotta con questo nella mia vita, perché a differenza di altre persone non ho nessuno, diciamo, che mi rappresenta esteticamente a casa e quindi mi piacerebbe esplorare, però senza fare quello che non sono. Al momento stiamo lavorando al nostro nuovo disco, che ora chiamo così, anche se in realtà non sappiamo ancora cosa sarà e come lo pubblicheremo. Siamo sempre alla ricerca di qualche modo nuovo per pubblicare la nostra musica. Però sarebbe bello comunque coinvolgere le persone nel nuovo disco. Quello secondo me farà parte del prossimo lavoro. Una delle prossime tappe finali, diciamo, del nostro tour di quest'anno sarà suonare al Jazz Refound. Siamo veramente felici di far parte e un po' increduli di far parte di Jazz Refound 2017.